È stato arrestato ieri il 35enne di origini romane, MM, che da mesi aveva seminato il terrore fra i commercianti e gli abitanti di Villa di Tirano, dove ultimamente risiedeva. Il giovane si presentava nei negozi con fare minaccioso, incutendo paura anche ai passanti. Il territorio della Compagnia dei Carabinieri di Tirano è stato infatti interessato da numerosi episodi violenti e di disturbo della quiete pubblica. A seguito di un'attenta attività preventiva e di rassicurazione della popolazione, i militari, che sono spesso intervenuti dopo la commissione di reati da parte del giovane, hanno ricostruito meticolosamente i fatti, portandoli all'attenzione della Procura della Repubblica di Sondrio, che è sempre particolarmente attenta ai problemi della comunità, riscontrata la sussistenza dei numerosi reati, anche gravi, la pericolosità dell'uomo e il protrarsi di comportamenti aggressivi, ha avanzato istanza di misura cautelare al giudice per le indagini preliminari, il quale, verificata la sussistenza degli elementi di prova a sostegno della richiesta, l'ha accolta ed emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere. Diversi reati contestati all'arrestato, dalla ricettazione al porto abusivo di armi, alle minacce, all'estorsione e al furto, nonché al danneggiamento di beni culturali, in quanto è stato individuato come responsabile anche del deterioramento di beni sacri, dopo essersi introdotto all'interno della chiesa collegiata di San Lorenzo a Villa di Tirano, bene architettonico registrato sul catalogo nazionale dei beni culturali e paesaggistici. Il giovane, al termine delle formalità, è stato condotto presso il carcere di Sondrio a disposizione dell'autorità giudiziaria.